Ciao e benvenuta in questa nuova lezione di ginnastica a casa. Oggi faremo un piccolo allenamento dedicato alla tonificazione e ideale per la ripresa dell'allenamento dopo le vacanze estive. Quindi una cosa abbastanza soft, saranno sempre 12 ripetizioni ogni esercizio. Se utilizziamo due arti saranno 12 ripetizioni a destra e 12 a sinistra. Ricordati di respirare durante tutto l'allenamento, di non fare fasi di apnea e quindi di buttare fuori l'aria quando fai lo sforzo e di prendere aria invece durante la fase di rilascio. Ora abbiamo appena iniziato con il riscaldamento, facciamo ora questi slanci sul piano sagittale. Contrai sempre un pochino l'addome per evitare di iperestendere la colonna. Ora facciamo delle circonduzioni molto ampie delle braccia, prima in un senso e poi nell'altro. Durante il riscaldamento faremo dalle 10 alle 20 ripetizioni per esercizio, perché è una fase a sé. Ecco, cambiamo senso. Bene, ora portiamo i talloni e i glutei. Ed ora cambio, andiamo a sollevare le ginocchia e a toccare il ginocchio opposto con la mano. Contrai sempre gli addominali, butta bene fuori l'aria. Faremo 20 o 40 ripetizioni, ora non mi ricordo. Contiamo insieme. Lo sapete che sono smemorata, ma fa parte della... il prof di ginnastica sono tutti così. Cioè è fatto così il prof di ginnastica, quindi... Dovete accettare la realtà, io l'ho già accettata, dovete accettarla anche voi. Ok, cambio. Adesso faremo delle torsioni del busto, contraggo bene gli addominali, le spalle sono basse, afferro i gomiti e espiro durante la torsione. Come vedete, il bacino rimane fermo, io vado a ruotare solamente con la parte alta del busto, quindi con la zona del dorso, scapole e quindi petto. Ricordati di tenere le spalle basse, perché durante questo esercizio è facile sollevarle. Ma dobbiamo evitare di contrarre tutta la zona delle spalle e della cervicale, quindi si abbassano sempre, quindi pensateci. Ok, alcuni movimenti di scricchiolamento del dorso sono delle... flesso estensione della zona dorsale. Bene, ora ci prepariamo per il primo esercizio. Quindi, come ho detto all'inizio, sono sempre 12 ripetizioni. Ti lascio qui un piccolo promemoria che puoi screenshottare. Bene, iniziamo con gli squat a partire dalla posizione seduta, quindi puoi utilizzare il letto come in questo caso oppure una sedia. Espira durante la salita perché è più facile, contrai bene l'addome, non inarcare eccessivamente la colonna vertebrale, tu devi mantenere la tua
zona lombare e dorsale, le tue zone lombare e dorsale sempre in neutro, quindi significa che tu prima di partire a fare lo squat dovrai contrarre l'addome e il pavimento pelvico e fissare la postura e la posizione seguendo le tue curve naturali fisiologiche. Mantenere queste curve durante tutto l'esercizio. Quindi, come ho detto all'inizio, ne faremo 12. Dopodiché cambiamo esercizio, andiamo a lavorare sui tricipiti, quindi facciamo delle flessioni, dei piegamenti, scusami, per i tricipiti, i triceps dips. Espira durante la risalita. Lavoreremo facendo un esercizio gambe e un esercizio braccia, in questo modo riusciamo a facilitare un pochino la circolazione. Non l'ho detto in modo tecnico, ma ci siamo capiti. Ok, cambio, passiamo adesso invece ai hip thrust, ovvero dei ponte per i glutei con la schiena in appoggio sul letto. Mi raccomando, afferra la nuca e tieni i gomiti chiusi per sorreggere il capo, altrimenti vai a caricare la cervicale, a mio avviso. Poi quando si utilizzano i pesi non si può fare a meno, bisogna tenere il bilanciere, ma quando lo facciamo a carico naturale possiamo lavorare tranquillamente in questo modo. Se è un pavimento scivoloso come il mio devi trovare una soluzione, io non avevo tempo, dovevo farvi vedere gli esercizi, quindi tra un po' cadrò rovinosamente a terra. Il bello della diretta che non è diretta. Dovete cercare una posizione in cui voi riusciate a sentire lavorare i glutei e non i quadricipiti, quindi provate diverse distanze dei piedi rispetto a voi. Poi andiamo a fare dei piegamenti sulle braccia, in appoggio sempre sul letto. Io vi consiglio, se potete, di farlo a terra perché l'appoggio è più ergonomico. Però questa è una valida alternativa per le donne in gravidanza, perché non andiamo a effettuare delle pressioni sul pancione, ma abbiamo un sacco di spazio. Qua si soffia, quindi si butta fuori l'aria quando si distendono le braccia. L'addome è sempre contratto, la curva fisiologica viene mantenuta, non bisogna aumentarla. Ok, adesso invece facciamo i Bulgarian squat, quindi praticamente sono degli affondi con una gamba sola e l'altro piede deve essere in appoggio su una panca o in questo caso sul letto. Anche qua dovrete trovare la posizione giusta che vi faccia percepire il lavoro sul gluteo della gamba ferma, della gamba che si piega, che sta avanti. Quindi l'appoggio deve essere soprattutto su tutta la pianta, ma dovrete sentire appoggiare bene il tallone e la parte esterna in modo tale da far lavorare meglio il gluteo, e il busto, come vedete, è leggermente in avanti, proteso avanti. Quindi cercate la posizione giusta. Comunque ho fatto un tutorial su questo tipo di esercizio e lo trovate sempre sul mio canale YouTube, copertina gialla, playlist fitness tutorial, quindi trovate tutto. Poi si cambia gamba, quindi in questo caso faremo ovviamente 12 ripetizioni per gamba. Perfetto, adesso che abbiamo esercizio utilizzeremo la borsa della palestra o comunque un borsone che abbia due maniglie. In questo caso le due maniglie le uniamo per creare una sorta di attrezzo ginnico.
Scusate, ci sarà un po' di polvere perché vabbè, l'ho scaraventato ovunque, e andiamo a fare dei piegamenti, delle flessioni per i bicipiti con i gomiti ben appoggiati al busto. Butto fuori l'aria quando fletto, mi raccomando, i polsi rimangono rigidi, quindi il polso rimane allineato con l'avambraccio, non si flette. Ecco, adesso vi faccio vedere lateralmente, vedete che i miei polsi non si flettono ma sono rigidi, perché altrimenti ci facciamo male appunto al polso. Le gambe sono leggermente piegate, l'addome è contratto, butto fuori l'aria e controllo il movimento sia quando salgo che quando scendo, perché è un pochino instabile questo nostro attrezzo. Le spalle rimangono basse. Ok, quando appoggiate il nostro finto bilanciere, piegate sempre le gambe come faccio io, mantenete sempre la colonna piatta, perché questo è il segreto per non farsi venire male alla schiena. Adesso andiamo sui polpacci e andremo a fare semplicemente dei calf, adesso non mi viene in mente, andiamo in punta di piedi in pratica, controllando bene di sollevare bene il tallone. Se volete vi potete appoggiare, viene più comodo, perché così riuscite a spingere bene. Perfetto, ora invece andremo a lavorare con il dorso. Dovete aprire le maniglie. Se la sacca era troppo leggera, aumentate di peso, addome bello contratto, gambe piegate, e vado a sollevare questa sacca mantenendo i gomiti aderenti più possibile al busto. Quindi il gomito lo sollevo, lo faccio andare oltre alla linea della mia colonna e ritorno giù. Però questo lo dovete fare solo se avete un buon controllo della postura. Come vedete, la cervicale, la dorsale e la lombare sono allineate, mantengo la mia curva fisiologica, ho le gambe un pochino piegate per avere meno carico sulla colonna. Se non riuscite a farlo così, lavorate con un braccio solo, quindi afferrate la sacca solo con una mano e la posate lateralmente, mentre con l'altra mano vi andrete a reggere in appoggio su un tavolo, quindi lavorate con un braccio alla volta. In questo modo avete la postura un pochino più controllata. Intanto cambiate esercizio, andiamo a lavorare con l'addome, portando il ginocchio al petto e poi estendendo la gamba dietro. Mi raccomando, non inarcate la colonna quando estendete. Buttate fuori l'aria quando il ginocchio viene verso di voi e poi si estende. Cambio gamba, addome contratto, quindi fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria. Attivate bene l'addome. Perfetto, ora cambiamo nuovamente esercizio, andiamo a lavorare con l'esterno coscia e i glutei, e quindi appoggiate il ginocchio e quindi la tibia sul nostro letto, poi appoggiate le mani, adesso vi faccio vedere una posizione alternativa, e andate a sollevare la gamba mantenendola, poi arriva praticamente parallela al pavimento. L'addome è ben contratto, questa è la posizione alternativa, quindi se volete potete appoggiare il gomito controlaterale, quindi della gamba, del braccio opposto alla gamba che state muovendo, se siete più comode. Dovete sentire la colonna assolutamente in sicurezza quando fate questo esercizio, quindi perdete un po' di tempo a trovare la posizione giusta per evitare di
poi avere sovraccarichi a livello della colonna. Adesso ci mettiamo nell'altro senso, ad esempio per me da questo lato qua mi viene meglio tenere tutte e due le braccia distese, perché facendo così la mia posizione risulta scorretta. Quindi, come vedete, fa un po', eccomi qua, distendo le braccia. Quello dipende dalla mobilità dell'anca, e quindi l'anca più mobile, diciamo, ha bisogno di una posizione diversa rispetto a quella meno mobile. Quindi sperimentate. Non dovete sentire fastidio alla colonna, ma solo all'esterno coscia e i glutei. Per il prossimo esercizio utilizzeremo nuovamente la nostra sacca, un pochino più leggera, perché andremo a lavorare con il deltoide, quindi con la spalla. Faremo delle alzate laterali singole a braccio teso, quindi sono semiteso, quindi sono abbastanza toste. Uniamo le nostre maniglie, teniamo il braccio semiteso, addome contratto, espiro e sollevo il braccio, come vedete, lateralmente. Butto fuori l'aria, la spalla rimane bassa, il polso rimane rigido e non dobbiamo sentire attivare il collo, quindi posizionate il braccio in modo tale da sentire attivare solo la spalla. Un consiglio, se non l'avete mai fatto, sicuramente non provarlo con una sacca, ma provarlo con un pesetto, con un manubrio. Però se voi aprite leggermente il braccio, quindi ruotate leggermente il palmo in avanti, vi risulterà un pochino più semplice e meno rischioso. Quindi se volete, provate a ruotare leggermente il palmo verso avanti. Nel frattempo, cambiato braccio, si butta fuori l'aria, quando si sale si controlla anche il ritorno. Soprattutto se utilizzate una sacca che è molto instabile, dovete controllare più volte l'andamento del movimento del braccio. Ma anche questo è un modo per allenarsi e per stupire un pochino il corpo, perché se noi utilizziamo sempre gli stessi attrezzi, il nostro corpo non è scemo e si abitua per fare meno fatica. Quindi se noi ogni tanto gli cambiamo l'attrezzo, utilizziamo qualcosa di non convenzionale, riusciamo ad allenarci meglio. Adesso posizioniamo in questo caso la gamba sinistra avanti, il braccio destro piegato, flesso, scusatemi, e teniamo la mano dietro la nuca. Andiamo a ruotare il busto chiudendo verso il polso opposto, contraendo bene gli addominali. Questo è un esercizio sottovalutato che al momento non sentite, ma che poi vedrete che vi darà risultati a livello addominale, soprattutto a livello degli obliqui. L'importante è che voi contraiate bene l'addome e che ruotiate bene controllando ogni movimento. Cambio gamba e cambio braccio, quindi così vedete la posizione della colonna. Io ruoto, quando ruoto butto fuori l'aria e ritorno prendendo aria. Quindi la torsione avviene per la parte alta del busto, mentre il bacino rimane allineato, quindi parallelo al pavimento. Perfetto, ora siamo pronti per lo stretching, possiamo fare questo allungamento in cui cerchiamo di spingere verso il basso con la zona dorsale. Potete mettere le mani in appoggio su una sedia o su un tavolo, le gambe sono divaricate e mantengo la posizione per circa 30 secondi. Dopodiché ruotiamo, andiamo in affondo. Io qua non si vede, non me ne sono accorta purtroppo, ho appoggiato il ginocchio e il dorso del piede a terra, la gamba che sta avanti sta molto avanti in modo tale da avere il ginocchio in allineamento sulla caviglia e non più avanti rispetto alla caviglia. Schiaccio bene con il busto, con il bacino verso il basso, sento tirare fra virgolette l'inguine, sia di quella che sta giù che di quella che sta su. Dopodiché cambiamo lato, ruotiamo,
adesso mi accorgo di essere vicinissimo alla telecamera, andrò un po' più indietro ma non si vedrà, non so se notate che il piede dietro era proprio in appoggio. Come avete visto adesso sono venuta in avanti per schiacciare bene il bacino verso il basso. Anche qua la manteniamo per 30 secondi per gamba. Dopodiché andiamo a effettuare lo stretching per i quadricipiti. Quindi semplicemente portiamo il tallone verso il gluteo, lo manteniamo anche qua almeno 30 secondi, la coscia deve rimanere parallela all'altra coscia, non deve essere più avanti perché altrimenti non riusciamo a strecciare in modo adeguato. Dopodiché cambiamo gamba. Perfetto, adesso faremo lo stretching per la spalla. Eccomi qua, quindi braccio flesso, la mano spinge sul gomito, la spalla rimane bassa, vi faccio vedere qua lateralmente, la spalla è bassa e la mano spinge sul gomito dal basso verso l'alto. Nel frattempo colgo l'occasione per ricordarvi che mi trovate anche su Facebook e su Instagram, dove quotidianamente tramite le storie e tramite i post inserisco nuove informazioni, ma anche un pochino della mia vita, di quello che faccio dietro le quinte, diciamo. Quindi se siete interessati vi invito veramente a seguirmi anche lì, perché così abbiamo un contatto più diretto, potete anche mandarmi dei messaggi privati al quale io rispondo sempre se avete dei dubbi o delle richieste particolari. E ho intanto cambiato braccio. E poi che altro ricordarvi? Beh, sto facendo un progetto per voi nuovissimo, è quasi pronto, quindi non vedo l'ora di condividerlo. La cadenza dei video per ora rimarrà questa, quindi ogni lunedì alle 18 uscirà un nuovo video workout, perché nella mia vita ci sono un pochino di scombussolamenti dovuti al lavoro, sapete che insegno e chi insegna sa il caos di quest'anno, quindi non perderete neanche un allenamento perché io ogni settimana condividerò un nuovo allenamento. Ciao!